abbiamo organizzato un presidio con le famiglie sfrattate, che sono direttamente protagoniste e partecipi. Anche durante l'assemblea hanno proposto dei loro ragionamenti e hanno espresso i loro bisogni. Il ragionamento di base è che gli sfratti in Bergamasca, come nel resto d'Italia, continuano ad aumentare. I dati del Ministero degli Interni del 2014 ci dicono che ci sono circa 2.000 richieste di esecuzione di sfratto all'anno nel 2014 e circa 600 sfratti eseguiti con la forza con la polizia, che ha di fatto sbattuto fuori, e molti altri vengono eseguiti magari che non rientrano dentro nelle statistiche del Ministero degli Interni. Le politiche del governo, il piano casa del governo è del tutto fallimentare, la politica dei contributi è fallimentare, come è fallito il mercato privato che ha determinato continui aumenti di affitto. I soldi che vengono utilizzati, che vengono stanziati per aiutare le famiglie, a volte non vengono neanche spesi. Quindi noi abbiamo delle proposte molto concrete, le abbiamo espresse qua in piazza durante l'assemblea: interrompere l'esecuzione degli sfratti, quindi una moratoria degli sfratti anche in provincia di Bergamo, a cui chiediamo al prefetto di intervenire, e la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a partire dalla ristrutturazione di quelli vuoti. Noi abbiamo fatto un conteggio a Bergamo, ci sono circa 500 case popolari fra alloggi che devono essere assegnati e alloggi vuoti, che sono tenuti vuoti perché privi di manutenzione, che potrebbero essere messi a disposizione. È inutile spendere migliaia di soldi, vengono buttati, quando esiste la possibilità di una della realizzazione delle case popolari che rispondono ai bisogni e alle necessità dell'emergenza abitativa a Bergamo come il resto d'Italia. Cosa possiamo fare noi dal nostro punto di vista, oltre che a picchiare sulle porte del potere e sbattere in faccia delle istituzioni, dei sindaci, della prefettura, delle forze dell'ordine, il fatto che non stanno facendo nulla per le persone, ma stanno facendo tutto per gli interessi dei costruttori dei palazzinari. Oltre a questa forma di lotta fondamentale che ci deve vedere tutti uniti, con delle piattaforme ben condivise e con dei punti di unione, c'è un secondo passaggio che è fondamentale, che è quello che stiamo facendo oggi, che è scendere in piazza e far sentire la nostra voce, che è riprendere i nostri diritti a spinta, senza chiedere per favore possiamo averle una casa, no? La casa è un diritto e la casa ce la pigliamo se non ce la danno. È questo il passaggio che noi dell'Asia, USB, che collaboriamo assieme al Comitato di Lotta per la Casa di Bergamo, diciamo quotidianamente. I diritti ce li dobbiamo conquistare a spinta, perché a forza di chiedere riceveremo solo porte chiuse in faccia. Dobbiamo far casino, ma un casino organizzato, è un casino che punta a riconquistare i nostri diritti, che sono cose basilari, perché stiamo parlando di lavoro, di casa, di sanità pubblica, di istruzione accessibile a tutti, mentre oggi con le misure del governo di privatizzazione tutto questo ce lo stanno togliendo da sotto i piedi. Quindi rinnovo l'invito a tutti e a tutte di scendere in piazza, di andare ai picchetti antisfratto e di non andarsene, di imporre una moratoria, chiederla sicuramente, ma la moratoria va imposta. Non dobbiamo lasciare le case che abitiamo perché non riusciamo a pagare degli affitti, dobbiamo rimanere anche di fronte alle forze dell'ordine. Un discorso è la legalità, un discorso è la legittimità. Loro dicono che noi, attraverso il blocco degli sfratti, attraverso le forzature che facciamo, attraverso anche, e noi dell'Asia USB lo rivendichiamo, l'occupazione di quelle case lasciate colpevolmente vuote per anni e anni, case lasciate disabitate quando la gente finisce per strada. Ora ci dicono: siete illegali, quello che fate è scorretto, è sbagliato, togliete la casa a chi sta in lista delle case popolari. Ma sono tutte balle, perché sappiamo benissimo che a Bergamo le case popolari, le case pubbliche, prima del comune, adesso in gestione ad Aler, vedremo quando le riconsegneranno, ma sappiamo bene che c'è una graduatoria di case popolari che vede 1.000 nuclei familiari in lista e che vede un'assegnazione annua di 60 case. Ora, se la matematica non è opinione, rimangono fuori ogni anno 940 famiglie, che sono migliaia di persone in una piccola città come Bergamo. Quindi
respingiamo al mittente le accuse di illegalità e rivendichiamo la legittimità di conquistare i nostri diritti a spinta, chiedendo sicuramente, andando a parlare con le persone che stanno nei palazzi del potere e che fanno i calcoli sopra le nostre teste e le nostre vite. Ma a un certo punto bisogna scegliere o continuare a stare per strada o non spostarsi più dai picchetti antisfratto, non spostarsi più dalle piazze quando decidiamo di prendercele e non spostarci più da tutte quelle case pubbliche, abbiamo detto fino adesso, ma ce ne sono migliaia, decine di migliaia di case private in questa città, in questa provincia, lasciate vuote perché i costruttori palazzinari ci fanno fior fior di soldi sulla pelle nostra. Quindi togliamo dal discorso, dalle nostre prospettive, la legalità e l'illegalità. Parliamo di legittimità, la legittimità di riprendere i nostri diritti a spinta.